Buonasera a tutti. Innanzitutto i complimenti a Fiorentino per la bellissima partita che ha disputato. Dal punto di vista difensivo è stata una partita di grande qualità, di grande dimostrazione di disciplina tattica e anche di grande cinismo. Dal nostro punto di vista, questo tipo di partita che ha giocato Fiorentino ha messo un po' in crisi l'equilibrio che proviamo ad avere tra gioco interno e soluzioni perimetrali. Per gioco interno mi riferisco non soltanto ai passaggi ai lunghi, ma anche alle penetrazioni. Nonostante questo, però, secondo me, con l'utilizzo dei passaggi, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a costruire delle buone soluzioni da fuori che ci hanno, secondo me, portato, come dire, meno risultati di quanto magari la qualità del gioco meritasse. È anche vero che questi tiri, in relazione alle scelte difensive di Fiorentino, ci hanno portato qualche rimbalzo d'attacco nel primo, in particolare nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo, come dire, accentuato ancora di più questo disequilibrio tra gioco interno e gioco perimetrale. Secondo me, in una partita di questa intensità e questo livello di agonismo in trasferta, dobbiamo provare a tirare più tiri liberi e, come dire, e seppur ben costruiti, a provare a fare meno di 18 tiri da 3 punti il secondo tempo. Ecco, possiamo dire che Fiorentino ha vinto anche con le armi che sono usualmente le vostre, no? Con un pressing difensivo molto alto, che vi ha messo inizialmente anche un po' in crisi, e quindi fisicamente nel secondo tempo, ribaltando un po' la situazione che era a vostro vantaggio nel primo tempo. Cioè, si è visto una Fiorentino simile al Veroli che abbiamo visto nelle altre partite. Una mossa, diciamo, studiata a tavolino, questa qui è stata una... Lei se l'aspettava questo assolutamente approach? Assolutamente ce l'aspettavamo. Mi permetto di non essere d'accordo sul fatto che siamo andati in difficoltà sul pressing. Mi permetto di fare questa analisi, anzi siamo stati molto molto disciplinati giocando in trasferta con quel livello di aggressività che Guarini mi permette, cioè, è la mia idea, poi, diciamo, ha usato quella sì no parte. Però secondo me non siamo andati in difficoltà, anzi secondo me piuttosto abbiamo affrettato delle soluzioni a metà campo, però è la mia opinione e non è, Alessandro, non è una risposta polemica, è assolutamente. In sede di presentazione mi ero permesso di dire che Fiorentino non era una squadra capace di giocare solo a ritmo alto, ma avevo riportato l'esempio della partita di Capodorlando. Quindi sinceramente non mi ha sorpreso, anzi devo ripetere i complimenti perché sono riusciti a fare questa partita per 40 minuti come dire, con grande cinismo nelle scelte difensive. Ecco Marco, però a volte siete sembrati timorosi, titubanti in attacco, sia a livello di passaggi che di palleggi, testimonianza pure le 9 palle perse nel corso del primo tempo. Cosa vi ha sorpreso un po' questa determinazione di una Fiorentino che pensavate potesse subire questa assenza di Green e poi paradossalmente, insomma, l'ha favorita, perché da un punto di vista dell'aggressività ha dato qualcosa in più agli avversari? No, personalmente io non ero sorpreso e neanche la squadra. Sinceramente penso che il primo tempo la qualità del gioco sia stata alta, ma è la mia opinione. Fiorentino fa delle scelte in difesa e penso che queste scelte portino a un determinato atteggiamento nei confronti di alcuni giocatori degli avversari, un altro atteggiamento nei confronti di altri giocatori. E questo secondo me porta la squadra in attacco a dover cercare anche soluzioni fuori dai propri punti di forza. Sinceramente il primo tempo non ho grosse come dire, critiche da fare alla squadra. Per quanto riguarda il secondo tempo, il fatto di non aver potuto utilizzare Samuels e di aver dovuto ricorrere ai 4 piccoli non come scelta ma come contromossa,
ci ha secondo me limitato nella, come dire, nel poter variare il gioco. E se siete stati limitati forse da Salvo, anche dal fatto di limitati problemi di fare di Samus, dall'assenza di Samus, anche dal fatto di, a differenza da secondo tempo e primo tempo, dal fatto di non aver avuto tanti secondi possessi del primo tempo, non ha fatto la differenza. Sì, assolutamente. Secondo me, ripeto, nel primo tempo, riuscendo a mettere un po' insieme gioco interno, gioco perimetrale, le soluzioni che sono arrivate da fuori, seppur sbagliate, sono arrivate trovando, come dire, la difesa di Fiorentina in una situazione dinamica. Il secondo tempo queste soluzioni secondo me sono venute in un contesto un po' più statico e quindi penso che la difesa di Fiorentina fosse anche più pronta nel contrastarci ai rimbalzi. Il fatto di aver utilizzato Samuels mi sembra 15 minuti il primo tempo e mi sembra 5, cioè, non so, 6, 16 e 4, non so, aiutatemi voi, è comunque un limite in quella che può essere, permettetemi il termine, la nostra forza d'urto a rimbalzo. Il momento proprio di Samuels, forse. Ne avevamo parlato in effetti già prima, no? Secondo me non è un momento di Samuels, perché io ho rivisto la partita con Trento e negli 8 minuti in cui non è stato in campo la qualità del gioco è scesa molto. Che lui è un giocatore molto particolare, un giocatore che sa passare benissimo la palla, un giocatore che fa tantissime cose che non entrano nello scout, parlo prettamente offensivo, e difensivo è un giocatore determinante per il sistema di gioco, perché è un giocatore che, ripeto, ci dà la possibilità di fare determinate scelte in situazioni di pick and roll, in situazioni di pressing, senza pagare dazio sui mismatch. Quindi sinceramente io non vedo un momento, ecco. Capitano le partite in cui secondo me ci sono dei falli che tu fai e secondo me capitano, ecco. Ma penso io, non ho una valutazione sul momento di Samuels in particolare. Marco, dopo essere precipitati al massimo svantaggio meno 9, avevate raddrizzato la partita con quelle tre triple in serie di Blizzard e Sanders. Ecco, cosa vi è mancato poi al rientro dal timeout? Ma secondo me, come dire, potevamo essere un po' più pronti nel sostenere dal punto di vista difensivo le penetrazioni di Fiorentino, se non ricordo male, di Guarino, forse di Bucci, però sì. non voglio sbagliare. Però è anche vero che avere uno dei nostri giocatori un po' più pronti in queste situazioni, che ci aiuta anche con i cambi difensivi e a contenere gli attacchi degli avversari fuori, ci ha limitato molto. Ecco, ripeto, la scelta di dover utilizzare i quattro piccoli, permettetemi la definizione di rincorsa rispetto a Fiorentino, piuttosto che farla come scelta per costringere gli avversari ad un adeguamento, è una cosa che avremmo evitato oggi. In teoria una sconfitta nel derby pesa di più delle altre partite, peraltro insomma questa era una situazione un po' particolare in cui voi da capolista e vedendo anche l'emergenza di Fiorentino potevate addirittura partire da favoriti, se di favoriti si può parlare in un derby. Ecco, adesso come va gestita questa settimana che arriva dopo forse la prima vera delusione di questa stagione? Ma sinceramente ci sono alcuni termini che mi sembrano inappropriati, nel senso che parlare di delusione dopo una partita giocata in questo contesto, di questa elettricità, di questo entusiasmo davanti a una grande squadra come Fiorentina, perché se voi in fase di presentazione della partita ponete molto l'accento sui mancati risultati di Fiorentino, è perché avete grandi aspettative su questo allenatore, su questa squadra, su questa mia. Quindi penso che semplicemente oggi sia venuta fuori la qualità di questa squadra. E ripeto, secondo me la partita di Trento è stata mi permetto di dire questa cosa, anche se già sto sbagliando a parlare della realtà come mia, secondo me la partita di Trento è stata un episodio, perché a Capodorlando
incontravano per la prima volta dopo l'anno completo e sono stati in partita. A Biella, insomma, avete visto che qualità di gioco ha espresso Biella dopo che ci siamo andati noi, quindi sinceramente io non sono deluso, anzi, l'ennesima reazione che la squadra ha dato, io penso che sia un segnale chiaro che fossero pronti per giocare anche in un contesto così, così difficile. Grazie. A voi, buon lavoro. Grazie a voi.